cartello è stato esposto dal giorno 26 di luglio, quando c'è stata la pronuncia del Consiglio di Stato che ha sospeso il provvedimento Area C. E fa parte come legge sotto del comitato No Area C, ed è stato il comitato No Area C che tramite mail ha mandato tutti i commercianti aderenti, e quindi quelli dell'area centrale, per cui molti, non dico tutti, l'hanno messo. Questo è un conflitto che esiste in ogni città. Se guardiamo la cronaca locale di Bologna, dove il sabato e la domenica viene pedonalizzato il centro, troviamo che l'associazione dei commercianti dice esattamente le stesse cose di quella di Milano, e se guardiamo la polemica a Parigi sulla pedonalizzazione del Lungo Senna troviamo esattamente la stessa polemica. La storia di Milano però parla chiaro, parla anche del fatto che quando fu pedonalizzata Vittorio Emanuele e poi Via Dante, i commercianti dissero esattamente le stesse cose, e adesso bisogna essere dei matti per pensare di riaprire il traffico Vittorio Emanuele. Ho cominciato a raccogliere i dati dell'ARPA dal 2005 a oggi, quindi ho un programma che me li scarica periodicamente di giorno in giorno. Loro pubblicano una serie di grafici sui vari tipi di inquinante nella zona di Milano, ovviamente, mettendo dall'inizio dei dati che hanno a disposizione fino a oggi. Vediamo le polveri sottili 2005, 2006, 2007 eccetera eccetera. Come vedete, l'andamento è assolutamente regolare, non ci sono grosse variazioni fra un anno e l'altro, compreso nel 2012, in cui è stata introdotta la REC. Il grafico del 2011, primi sei mesi, 2012, primi sei mesi, differenze praticamente non se ne notano, se non un peggioramento con area C fino a marzo-aprile e un miglioramento con area C da aprile in poi, ma tenendo conto che qui ha piovuto tantissimo. Dal punto di vista del PM10, qualunque intervento viene effettuato in città purtroppo non può avere esiti quantificabili. Questo deriva dal fatto che, come indicano vari studi, sono necessarie politiche su ampia scala a livello almeno di pianura padana. Contestualmente con Area C però abbiamo avviato un monitoraggio del black carbon, che è la parte più tossica del PM10, e su questo abbiamo verificato che un intervento come Area C riduce tra il 30 e il 40% le concentrazioni più nocive, appunto, del black carbon. Questo ci è utile sia rispetto a questo provvedimento, ma rispetto anche al fatto che sostiene altre iniziative dell'amministrazione, a cominciare dalla pedonalizzazione dalle zone 30, dimostrando che frequentare aree meno trafficate fa meglio alla salute, mentre le centraline del PM10 su questo sono più rigide.